Prima Cronache, capitolo 17. Davide, quando si fu stabilito nella sua casa, disse al profeta Natan: «Ecco, io abito in una casa di cedro e l'arca del patto del Signore sta sotto una tenda». Natan rispose a Davide: «Fa tutto quello che hai in cuore di fare, perché Dio è con te». Ma quella stessa notte la parola di Dio fu rivolta a Natan in questi termini: «Va e di al mio servo Davide, così dice il Signore, non sarai tu colui che mi costruirà una casa perché io vi abiti. Infatti, io non ho abitato in una casa dal giorno che feci uscire Israele dall'Egitto fino ad oggi, ma sono andato di tenda in tenda, di dimora in dimora. Dovunque sono andato in mezzo a tutto Israele, ho mai parlato a qualcuno dei giudici di Israele ai quali avevo comandato di pascere il mio popolo, dicendogli: perché non mi costruite una casa di cedro? Parlerai dunque a Davide così, al mio servo Davide. Così dice il Signore degli eserciti: io ti presi mentre seguivi le pecore al pascolo, perché tu fosti la guida di Israele, mio popolo. E sono stato con te dovunque sei andato. Ho sterminato davanti a te tutti i tuoi nemici e ho reso il tuo nome come quello dei grandi che sono sulla terra. Ho assegnato un posto a Israele, mio popolo, e gli ho fatto mettere radici perché abiti in casa sua e non sia più agitato, né seguitino i malvagi a farne scempio come prima. E fin dal tempo in cui avevo stabilito dei giudici su Israele, mio popolo, io ho umiliato tutti i tuoi nemici. E ti annuncio che il Signore ti costruirà una casa. Quando i tuoi giorni saranno compiuti e tu te ne andrai a raggiungere i tuoi padri, io innalzerò al trono dopo di te la tua discendenza, uno dei tuoi figli, e stabilirò saldamente il suo regno. Egli mi costruirà una casa e io renderò stabile il suo trono per sempre. Io sarò per lui un padre ed egli mi sarà figlio, e non gli ritirerò la mia grazia come l'ho ritirata da colui che ti ha preceduto. Io lo renderò saldo per sempre nella mia casa, nel mio regno, e il suo trono sarà reso stabile per sempre». Natan parlò a Davide secondo tutte queste parole e secondo tutta questa visione. Allora il re Davide andò a presentarsi davanti al Signore e disse: «Chi sono io, Signore Dio, e che cos'è la mia casa che tu mi abbia fatto arrivare fino a questo punto? Questo è parso ancora poca cosa ai tuoi occhi, o Dio, e tu hai parlato anche della casa del tuo servo per un lontano avvenire, e ti sei degnato di considerare me come se fossi un uomo d'alto grado, Signore Dio. Che potrebbe Davide dirti di più riguardo all'onore che hai fatto al tuo servo? Tu conosci il tuo servo. Signore, per amore del tuo servo e seguendo il tuo cuore, hai compiuto tutte queste grandi opere per rivelarle tutte le tue meraviglie. Signore, nessuno è pari a te e non c'è un altro Dio all'infuori di te, secondo tutto quello che abbiamo udito con i nostri orecchi. E quale popolo è come il tuo popolo Israele? L'unica nazione sulla terra che Dio sia venuto a redimere per formarne il suo popolo, per farti un nome e per compiere cose grandi e tremende, scacciando delle nazioni davanti al tuo popolo che tu hai riscattato dall'Egitto. Tu hai fatto del tuo popolo Israele il tuo popolo speciale per sempre, e tu, Signore, sei diventato il suo Dio. Ora, Signore, la parola che tu hai pronunciato riguardo al tuo servo e alla sua casa rimanga stabile per sempre, e fa come tu hai detto. Sì, rimanga stabile, affinché il tuo nome sia lodato per sempre e si dica: il Signore degli eserciti, di Dio Israele, è veramente un Dio per Israele, e la casa del tuo servo Davide sia stabile davanti a te, poiché tu stesso, mio Dio, hai rivelato al tuo servo di volergli costruire una casa. Perciò il tuo servo ha preso l'ardire di rivolgerti questa preghiera. E ora, Signore, tu sei Dio e hai promesso questo bene al tuo servo.
Compiaciti dunque di benedire ora la casa del tuo servo, affinché essa sussista per sempre davanti a te, poiché ciò che tu benedici, Signore, è benedetto per sempre.